con noi, Verbo eterno, Re di pace, pone la tenda in mezzo ai suoi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prego. Padre, il tuo Figlio unigenito si è manifestato nella nostra carne mortale, concedi a noi che lo abbiamo conosciuto come vero uomo, di essere interiormente rinnovati a sua immagine. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Dio che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al Figlio del Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia, e i tuoi poveri secondo il diritto.
e adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia. Ai poveri del popolo renda giustizia, salvi i figli del misero. Ti adoriamo, Signore. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Ti adoriamo, Signore, tuo Dio. Vangelo secondo Marco. In quel tempo, sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli, dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Concedali in modo che, andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da mangiare». Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare?» Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Si informarono e dissero: 5 e 2 pesci. E ordinò loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde. E sedettero a gruppi di 100 e di 50. Prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché distribuissero a loro. E divise i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà e dei pezzi di pane portarono via 12 ceste piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, il brano di Vangelo di oggi inizia dicendo che il Signore vide le folle che aspettavano sulla riva e ne sentì compassione.
Il motivo è subito detto, questo perché erano come pecore senza pastore. Allora, cosa è la compassione? La compassione è unirsi agli emarginati. La compassione è capire il valore della fame, sia essa fame spirituale o fame materiale. La compassione è unirsi con la vita degli orfani. La compassione è conoscere i bisogni di chi ci circonda. Perché la compassione? La compassione è una chiamata, è una vocazione cristiana. Il Figlio di Dio ci chiama e ci affida questa grande missione. Ogni cristiano è chiamato a vivere con compassione per chi lo circonda, nella famiglia, nella società, nella propria parrocchia, nelle nostre comunità. Chiediamo al Signore per la grazia di rispondere a questa vocazione e di vivere con compassione. Ti ha lodato Gesù Cristo. Il Padre conosce il nostro desiderio e la nostra attesa e ha mandato il suo Figlio Gesù perché abbiamo vita in Lui. Pieni di fede, diciamo: sazia la nostra fame, Signore. Sazia la nostra fame, Signore. Per la Chiesa, perché doni al mondo l'amore con il quale è amata dal suo Sposo e Signore, preghiamo. Sazia la nostra fame, Signore. Per le autorità civili, perché siano sensibili ai bisogni dell'umanità e sappiano distribuire le ricchezze in maniera equa, preghiamo. Sazia la nostra fame, Signore. Per i poveri, i prigionieri, gli affamati, perché trovino aiuto nella loro indigenza, preghiamo. Sazia la nostra fame, Signore. Per i bambini nati in questi giorni, perché possano trovare famiglie ricche di serenità, sapienza e benevolenza, preghiamo. Sazia la nostra fame, Signore. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché accogliamo il dono che il Padre ci fa del suo Figlio, preghiamo. Sazia la nostra fame, Signore. Dio Padre di tutti e amico degli uomini, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo nel nome di Gesù, volto della tua compassione e pastore della nostre anime, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il canto, pagina 143, salga da quest'altare. Thank you.
pregate, fratelli, perché il mio vostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Lode e gloria il suo nome per il bene nostro della sua santa Chiesa. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e per questo sacramento di salvezza donaci di conseguire il possesso dei beni eterni nei quali crediamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore.